C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli. Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero. Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate. Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta. A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta. Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata. Ah, non c'è nessuno qui. Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io! Cosa? In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente. Sei deluso, vero? No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita. La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita. Ma Thomas non ci credeva. Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore. Ma come posso fidarmi di te? Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa. Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri. Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene? Sì, sa cucinare. Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta. Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace. Certo che sono in grado! Aspetta un momento! Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano. Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più. Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta? Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume,
L'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume. Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso? Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri. Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi. Cosa? Ma come? Ma tu? Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas. Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino. Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile. La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti. In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato! Hai paura persino del vento! Com'è fifone! 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 Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi. Oh no, il leone se lo mangerà! Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena? Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami. Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto. E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti. Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti. Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo. Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo. Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista. Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli. Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando! Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi. Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui. Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena. Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio. È stato un enorme piacere, Sire. Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla. Perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe. Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.